come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Siamo giunti alla quinta domenica di Quaresima, cari fratelli, ascoltiamo il Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono venuto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Penso, cari fratelli, che un vero cristiano deve fare nascere negli altri la voglia di incontrare Dio. Non so se c'è capitato, se abbiamo cioè sperimentato interiormente questo desiderio di poter comunicare agli altri, ai nostri fratelli, ai nostri amici, ai nostri familiari, questo bisogno di stare vicini al Signore, di poterlo conoscere. E il Vangelo in diverse pagine ce ne dà la prova, ne riporta alcuni episodi di questo. La Pasqua è vicina. Che significa fare Pasqua? Che significa ricordare, cioè, la Pasqua di Gesù? La Pasqua avviene nel cuore. Ma se non cambia il cuore, non c'è Pasqua. Se non cresce la carità, cioè dentro di noi, nei nostri rapporti con gli altri, se non nasce la carità, se non sperimentiamo l'amore che Dio ha per gli altri, non c'è Pasqua. Se non facciamo gesti di riconciliazione con chi ci fa soffrire, non c'è Pasqua. Se non accogliamo Cristo nella nostra vita, non c'è Pasqua. Il Vangelo ci presenta Gesù nell'ultima settimana, della sua vita terrena. Dove si trova Gesù? Si trova propriamente a Gerusalemme, in mezzo alla sua gente. Che bello anche questa immagine, questa icona. Dio tra gli uomini. Alcuni chiedono agli apostoli, erano venuti dei greci, e chiedono: «Vogliamo vedere Gesù, vogliamo conoscerlo». Mi pare una domanda legittima che si ripete, che si legge
anche negli occhi di tanta gente. Eppure io mi chiedo, se oggi qualcuno chiedesse a noi: fammi conoscere Gesù, che cosa risponderemmo noi? Quale sarebbe la nostra risposta? Facciamoci un esame di coscienza. E ricordo tre brani semplicemente che ci possono essere anche da guida in questo. Gesù che dice: siate una cosa sola affinché il mondo creda. Possiamo presentare l'unità della Chiesa come segno e novità che viene da Cristo. Facci conoscere Gesù. Gesù ha detto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E poi: da questo riconosceranno che siete miei discepoli. Ma siamo responsabili di questo? Siamo in grado di testimoniare questa carità che arriva fino al sacrificio, che arriva fino al perdono? E terzo, Gesù ha detto: io che sono il vostro maestro ho lavato i piedi a voi. Sarete beati se lo metterete in pratica. Sarete beati. Siamo consapevoli di questa beatitudine? Sentiamo questa beatitudine? Il povero, il debole, trova accoglienza in ciascuno di noi? Gesù a coloro che lo vogliono conoscere risponde così, lo abbiamo sentito poc'anzi: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. La risposta sembra strana all'apparenza. Perché è giunta l'ora? Quale ora? L'ora della passione, l'ora della prova, l'ora del sacrificio. È l'ora di Dio, il momento che sta per realizzarsi, il Kairos. E aggiunge: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Giovanni 12, 24. Se muore. Il sacrificio è una legge di vita. Senza capacità di soffrire per gli altri, si resta soli. È il vivere per gli altri che vince la solitudine umana e la riempie di volti, di persone, di presenze. Oggi purtroppo sappiamo che il sacrificio viene evitato e non si è capace di vivere per gli altri. La conseguenza qual è? Qual è? Il mondo è pieno di persone sole. E Gesù: chi trattiene la vita per sé la perde, chi la spende in questo mondo la conserva per la vita eterna. Gesù sta condannando l'egoismo come la più grande stoltezza e condanna ogni educazione che non conduce all'altruismo. Questo in particolarmente riferimento ai genitori, a tutti gli educatori. Educare al sacrificio, all'altruismo, al sapersi dare, al sapersi spendere per gli altri. Davanti a Dio si salva soltanto ciò che si dona. E allora la beatitudine: beato chi sa donare. E Gesù conclude: ora è il giudizio di questo mondo. Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Sulla croce è innalzato questo Cristo, il Figlio di Dio. Sulla croce è iniziato un capitolo nuovo nella storia del mondo. Il nome di Dio è carità, amore. Dio sta attirando ancora oggi il mondo alla sua croce e al suo amore.
e alla sua misericordia. Noi collaboriamo con Dio. Dio non si dimostra, cari fratelli, Dio si mostra. Facciamo vedere Dio, assomigliamo a Lui. Concludendo, vorrei riportare un piccolo esempio, una testimonianza. Quando per un incidente morì il sacerdote francese Amedeo Aifre, alcuni dissero: incontrando quell'uomo ti metteva addosso la voglia di Dio. Pensiamoci un po', ci è mai successo di avere fatto venire la voglia di Dio a qualcuno? Sia lodato Gesù Cristo.